Filmate! Amiche ed amici di TVRS, benvenuti in diretta anche quest'oggi con noi qui dagli studi di Recanati. Anche oggi parleremo di musica, no tranquilli, ok, sì, ancora un pochino di Sanremo, però lo faremo in una chiave di lettura un po' diversa oggi. Qui con me c'è il nostro Giovanni Filosa a tenerci compagnia, ben trovato Giovanni. Ben trovato anche a te, mi fa molto piacere essere qui insieme a voi, anche perché ho con me un ospite molto pesante dal punto di vista di cariche che ha nel mondo musicale, e per noi è un onore averla qui ospite tra di noi e parlare soprattutto dell'anno dei 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini. Cominceranno le celebrazioni a marzo e finiranno ad libitum, poi ce lo dirà la nostra ospite che è Lucia Chiatti. La riveliamo già, ma si presenterà in una chiave un pochino diversa subito dopo la prima clip che andremo a mostrarvi, perché in qualche modo il personaggio già anticipato, appunto Spontini, è stato portato a Sanremo, è stato in qualche modo ascoltato anche per le vie di Sanremo grazie al corpo bandistico che adesso andiamo a conoscere insieme e poi ne parleremo in maniera approfondita con i nostri ospiti qui in studio. Per caso, in tasca avevo questa. Lassù con te. Belli, belli e bravi, complimenti, vi ho lasciato fare perché voi siete veramente degli artisti. Qui abbiamo il piacere di avere appunto Lucia Chiatti, direttore generale Fondazione Pergolesi Spontini e direttore generale del Consorzio Marche Spettacolo dal 2022 se non erro, ma anche un artista. E a tantissime altre cariche. Altre cariche, adesso fare l'elenco. Le manca soltanto una, la carica dei 101, ma quella probabilmente prima o poi. Lasciamola da parte. Lucia, scusa se abbiamo scherzato, ma anche a te piace prendere, anche sorridendo, quella che è la tua professione, che è veramente importante qui nella nostra regione e non solo. Dai, grazie. Raccontaci qualcosa di Spontini. Che c'entra volare con Spontini? Grazie innanzitutto per questo invito e per questo ingresso così gioioso, felice, perché la musica è gioia. E è bello anche giocarci, quindi sono molto contenta di essere con voi. Ma devo dire che ricordiamoci sempre che l'opera lirica nasce come
canto popolare, una tradizione popolare, quindi è stata tramandata oralmente, quindi dobbiamo proprio ritornare alle origini di questo genere che pensiamo che sia di nicchia, invece può essere per tutti, arriva a tutti. Quindi prendendo un po' le mosse da Spontini, un uomo così coraggioso e audace, abbiamo anche noi portato Spontini in un contesto che forse sembrerebbe un po' essere distante, quello di Sanremo. E invece con coraggio è stata eseguita, tra l'altro in modo veramente sublime, devo dire, da questo corpo bandistico frutto di una fusione di due gruppi, la Società Filarmonica Gaspare Spontini e la Banda Musicale Lesina, diretti dal maestro Faini. È stata eseguita sia musica spontiniana, abbiamo sentito la marcia di Spontini della Vestale, ma anche diverse delle musiche che abbiamo appena peraltro ascoltato, legate alla tradizione sanremese. Sicuramente la melodia italiana e diciamo che tutta la modalità in cui noi siamo abituati a sentire le tonalità musicali, il gusto musicale anche italiano, che è proprio peraltro dell'opera lirica, trae le origini dai grandi uomini che hanno fatto poi la storia anche dell'opera, quindi perché no anche Gaspare Spontini. Credo che sia stata una bella occasione sia per conoscere quest'autore, per anche approfittare di uno spazio che la Camera di Commercio, che ringrazio, ha creato per la Regione Marche, quindi ci ha offerto un'opportunità che abbiamo voluto cogliere, ci siamo sentiti in dovere di farlo anche per la responsabilità che Spontini ci ha lasciato, oltre che l'eredità. E come è stato accolto dal pubblico sanremese questa esecuzione? Ovviamente abbiamo ascoltato proprio adesso alcuni brani che sono tra quelli più celebri e noti, che hanno in qualche modo inondato un pochino storicamente anche l'Ariston, ma proprio come è stata accolta l'opera legata al mondo di Spontini? Ma abbiamo girato lungo diversi spazi della città di Sanremo. Le immagini che avete visto inizialmente erano della Villa Orbon, dove è stata effettuata la prima, ecco, prima esecuzione, ma poi abbiamo girato lungo diversi crocicchi della strada e diversi ambienti. Devo dire che Sanremo non è solo l'Ariston, ma è tutta la città che vive un fermento veramente vivace, e quindi le persone si avvicinavano a questa banda sia perché poi ballavano, cantavano, battevano le mani, quindi si animavano subito, ma anche perché poi erano incuriositi dal conoscere chi fossero, da dove veniva questo gruppo, eccetera. Quindi credo che abbiamo colto nel segno con questo tentativo così leggero ma non superficiale, direi. Che è arrivato insomma a destinazione, è stato ben accolto, sì, recepito, e ha destato curiosità ed interesse. Adesso andiamo a sbirciare ulteriormente questo contributo che avete dato a Villormond, sempre con il corpo bandistico della città di Maiolati Spontini, con il prossimo contributo, e poi torniamo ancora con i nostri ospiti. Da una banda passiamo a un'altra banda, che saremmo noi tre, e chiedo a Lucia Chiatti di parlarci un momentino prima del punto di riferimento, che è Muti, che sarà in concerto, farà due concerti, e poi se ci spieghi qualche cosa del cammino di questo festival. Come no? Festival, io lo chiamo festival, sì, festival spontaneo, perché no? Assolutamente. Dunque, Riccardo Muti è il grande protagonista di questo evento, ma Muti
piace associare la sua immagine accanto a dei giovani, quindi abbiamo l'Orchestra Cherubini, un'orchestra giovanile di giovani talentuosi, selezionati anche con un certo rigore, guidati con un certo rigore, quindi un'eccellenza, diciamo, da questo punto di vista. E potremo ascoltare musica spontinea, quindi l'ouverture della Vestale, ma anche delle arie di questa opera, come di Agnese. Un elemento un po' di novità in questo concerto che celebra Spontini è, diciamo, un atto che il maestro ha voluto fare nei confronti di Pergolesi, e quindi celebrarlo attraverso lo Stabat Mater. Quindi il concerto prevederà anche questa parte dedicata allo Stabat Mater di Pergolesi e questo riconoscimento che il maestro vuole dare chiaramente al teatro che lo ospita, alla città di Jesi e all'autore. E avremo grandi cantanti, quindi il livello qualitativo artistico è sicuramente elevato. Avremo due sorelle, le sorelle Sala, che si esibiranno in Pergolesi, e il soprano Friedman per la parte legata a Spontini. Quindi con grande attesa aspettiamo questo momento, che peraltro vedrà una tappa a Jesi il 16 marzo, e il 17 marzo saremo ad Ascoli, proprio perché anche questa città è legata a Spontini, c'è un istituto spontiniano di formazione anche grande e datato, peraltro con una lunga tradizione. Oltre a questo c'è un patto di amicizia che il Comune di Maiolati, proprio qualche anno fa, in occasione del percorso di avvio delle celebrazioni, ha voluto siglare tra le due amministrazioni comunali. Quindi, ecco, ci sono questi elementi che rafforzano la volontà di andare a diffondere Spontini non soltanto proprio nelle località, nei luoghi in cui è nato, per cui il maestro Muti farà chiaramente anche un momento istituzionale presso la città di Maiolati Spontini, ma anche fuori, perché è importante anche in questo senso veicolare il messaggio al di fuori delle nostre mura e fare un po' come Spontini, che dal piccolo borgo di Maiolati invece si è aperto a dei panorami europei con coraggio, forza e successo, peraltro. Apprezzato tra le più importanti corti europee, insomma, di quel tempo, e portando una sensibilità importante, perché proprio nel Fuori Onda parlavamo del grande artista, ma parlavamo anche dell'uomo grande, che ha fatto molto per il proprio territorio e non solo, in tempi in cui magari non ci si aspettava questa attenzione. Parliamo di quello che adesso comunemente chiamiamo welfare, giusto? Esattamente, è stato un precursore del welfare culturale, e in questo senso noi ci sentiamo di portare avanti la sua filosofia. Il secondo appuntamento, infatti, che celebra proprio questo genere di attività, è la volontà di andare a ridurre la Vestale, che è un'opera mastodontica, realizzandola con un pacchetto kids, diciamo, per bambini. Brava. E la porteremo a Maiolati, quindi a casa sua, e in questo modo potremo coinvolgere un pubblico del posto e non solo, che potrà quindi apprezzare, riconoscere, riprendere consapevolezza di questo grande patrimonio. Poi chiaramente ci sarà anche la Vestale nella forma originaria e completa, ma abbiamo voluto portare anche questo contributo in termini educativi, e ripeto, anche questo lo mutuiamo da Spontini, come si diceva, perché ricordiamo che aveva creato anche proprio una casa delle fanciulle dedicata alla formazione delle fanciulle povere, di persone povere, quindi comunque anche rivolto sempre ai giovani, così come quelli che sono i concerti spirituali. Anche questo è un altro degli appuntamenti che porteremo. In questo caso abbiamo una collaborazione da parte del Centro Clinico NEMO, è un centro che cura malattie neuromuscolari e neurodegenerative, la Fondazione Serena Onlus di Ancona, e quindi abbiamo questa collaborazione proprio per portare, in questo caso al pianoforte, con Leonora Armellini, che è primo premio del concorso Chopin dello scorso anno, che farà sì anche il concerto al Teatro Pergolesi, ma farà una tappa per dedicata a questi soggetti che sono in una condizione di fragilità. Certo. Avvicinarsi sempre di più alle nuove generazioni. Come viene recepito questa forma di arte nelle nuove generazioni? Ma allora, devo dire che c'è un po' un cliché per cui sembra che le nuove generazioni non seguano la musica classica e siano un po' refrattari.
devo dire che si può superare questo punto di vista, non è sempre così, dipende anche da come noi poniamo la presentazione dell'offerta culturale e soprattutto dal coinvolgimento. Ecco che infatti altri degli eventi che porteremo avanti, ad esempio il concerto Resinging Rossini, Spontini, sarà proprio dedicato a Spontini e a dei giovani studenti del conservatorio Rossini di Pesaro, ecco perché avevo citato Rossini troppo presto, saranno i protagonisti di questo concerto che avrà a fuoco il cortex di Spontini e quindi questo ulteriore capolavoro spontiniano importante che vorremmo proprio scoprire. Quindi se vengono coinvolti i giovani in modo corretto, opportuno, brava, e rendendoli protagonisti, danno molto, quindi possiamo tirare fuori il loro talento con un lavoro serio, prendendoli sul serio soprattutto. Bravissima, sono pienamente d'accordo, è la chiave di lettura assolutamente più corretta, quello di coinvolgere, renderli protagonisti e far vedere questa forma d'arte in una maniera diversa da giustamente cliché che purtroppo vengono, con i quali vengono etichettate. Ultimissima cosa voglio chiederti, siccome il tempo è sempre tiranno, dici due o tre appuntamenti importanti. Prima sapremo poi che le opere di cui parlavi finiranno nella stagione lirica, di cui parleremo quando la stagione lirica sarà complessiva, no? Cioè, sovrapporranno il Festival Spontiniano e la stagione lirica. Ecco, quali altri appuntamenti molto importanti abbiamo? Ma allora, non secondario, è un appuntamento ludico, sempre nell'ottica della formazione, del coinvolgimento dei ragazzini, è La caccia al tesoro, un'operazione, questa della caccia al tesoro, che abbiamo già testato anche con Pergolesi peraltro, e che di nuovo è efficace, un modo per trasmettere e far conoscere l'autore, i luoghi dell'autore in cui chiaramente sarà svolto e sarà ovviamente Maiolati Spontini, un modo semplice ma efficace, e quindi anche questo è un altro degli appuntamenti a cui teniamo particolarmente. Sicuramente fondamentale è questo appuntamento, diciamo, con una natura, con una veste spirituale, quindi con un incontro verso le situazioni di difficoltà e di bisogno. Ricordiamo quindi in particolare le diversi contributi che Spontini donò alla sua città, non solo donando tutta l'eredità che aveva, ma anche costituendo il Monte di Pietà sia a Iesi peraltro che a Maiolati, costituendo la Casa delle Fanciulle, come prima dicevo, la Casa di Riposo per i Spontini, che peraltro ancora esiste in vita attraverso la Fondazione Gaspare Spontini, il Parco Colle Celeste, che poi è stato dedicato alla moglie, che è stata fondamentale nel percorso di formazione di professionale. Anche perché poi l'ha seguito sempre. L'ha seguito sempre e ha seguito anche l'eredità che lui ha lasciato in termini solidali, quindi in termini sociali, per oltre 30 anni. Quindi ha portato avanti proprio questa sua volontà di aiutare i più poveri, i più bisognosi, e anche appunto gli artisti che non avevano le possibilità di portare avanti le loro produzioni, ecco. Dopodiché, come si diceva, andiamo a intersecarci non solo nel Festival Pergolesi Spontini, ma anche nella stagione lirica, che però presenteremo a parte quando sarà completa. Esattamente, però arrivano i titoli importanti, quindi La Vestale, che metteremo in scena, un'opera complessa che peraltro richiederebbe uno spazio molto più ampio del Pergolesi, non lo nascondo, quindi siamo costretti ridurre. Anche gli artisti fra. Sì, perché fra poi cori. Assolutamente, perché poi peraltro richiede anche un corpo di ballo, quindi è un'opera importante, oltre chiaramente al coro, l'orchestra, e sono orchestre anche in questo caso importanti. Wagner si era inchinato, si diceva, di fronte a Spontini, alla maestosità della sua scrittura musicale. Sì, questo è proprio peraltro l'intervento che è stato con queste parole. Il maestro Muti è intervenuto durante la conferenza stampa che abbiamo tenuto per lanciare queste celebrazioni dei 250 anni
della nascita di Spontini, è stato un evento importante, devo dire anche emozionante, che abbiamo tenuto il 24 gennaio, che è una data significativa perché è la data della morte di Gaspare Spontini. E siamo stati presso la sala Spadolini di Roma, quindi del Ministero della Cultura, il Ministero della Cultura, una sala veramente stupenda, anche importante, con ospiti anche di rilievo. E in questo senso devo dire che siamo stati onorati della presenza del sottosegretario Mazzi, dell'onorevole Latini, come pure poi ovviamente dei sindaci delle città di Maiolati, di Jesi e di Ascoli Piceno, con contributo... Eccolo, questo è l'insieme... Sì. Di quel giorno. Sì, esattamente, contributo anche dell'assessore Chiara Biondi e del presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Dino Latini. Lì Carrara, vicino a te, che verrà quando sarà il momento a presentare la stagione lirica. Assolutamente, e poi abbiamo anche il maestro De Rosa, che è il nostro referente, il manager del maestro Muti, che quindi ci ha accompagnato in questo momento. Ci dobbiamo interrompere per dare la linea un attimo alla regia e la pubblicità, restate con noi perché poi continueremo ovviamente a parlarne ulteriormente con i nostri ospiti qua in studio. Pubblicità. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Sono il bello del punto vendita sotto casa. Ogni volta che hai bisogno sanno come accoglierti e darti la giusta assistenza. Promozioni esclusive, personale altamente qualificato e attenzione costante alle esigenze dei clienti. Garantiscono assistenza costante e non ti lasciano mai solo. Vicini e sempre presenti. Ti semplificano la vita. Sono cresciuti per essere professionisti di elettronica. Stura Elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto. Nel lontano 1970, alcuni agricoltori di Filottrano si uniscono in cooperativa per provvedere al fabbisogno primario. Oggi, il Biroccio gestisce 3 punti vendita, portando la bontà della tradizione fino agli scaffali della grande distribuzione. Produce, trasforma e commercializza con autenticità i prodotti agricoli propri e dei soci. In occasione di San Valentino, vi invitiamo a celebrare l'amore con i nostri prodotti speciali. Il Biroccio, qualità e tradizione. Centro commerciale Il Maestrale, uno spazio dedicato a te con 2 piani per immergerti nello shopping in tutta libertà, prenderti un caffè o navigare con il nostro servizio wifi gratuito. La nostra galleria con qualità e cortesia offre un mondo di proposte, abbigliamento, accessori moda, intimo, prodotti per la cura della persona, della casa, telefonia, elettronica e tanto altro. Il Maestrale, Ipercoop e 50 negozi per uno shopping sul mare. Senigallia, Strada Statale Adriatica Nord. Sono le 12.43, rientriamo brevemente in studio giusto per i saluti. Stiamo appunto parlando dell'affitto calendario di eventi legati ai 250 anni dell'anniversario della nascita di Gaspare Spontini. Con noi qui in studio c'è appunto Lucia Chiatti, il nostro Giovanni Filosa. Lucia, brevemente un ultimo focus sulle cose da non perdere in questo veramente fittissimo calendario, sì, di appuntamenti.
Allora, l'opera La Vestale di Gaspare Spontini, che andrà in scena ad ottobre al Teatro Bergolesi. Ricordiamo Carmela Remigio, che interpreta Agnese, un grandissimo nome nel panorama nazionale e internazionale. I Quadri Parlanti invece è un melodramma buffo, quindi siamo in un'opera molto più leggera. I giovani saranno i protagonisti sia con l'orchestra del Time Machine Ensemble, ma anche attraverso i vincitori di un concorso Svoboda per le scene ed i costumi. Ricordo che poi andremo attraverso dei convegni e delle attività che stiamo programmando e attraverso cui vorremmo veicolare Spontini fuori città, e quindi ci aspettano degli ulteriori appuntamenti. E ho visto anche una finale davvero d'eccezione, forse da prendere in considerazione verso dicembre. Sì. Quindi ci risentiremo sicuramente con la nostra Lucia Chiappi. Grazie davvero di cuore al nostro Giovanni Filosa. Dobbiamo chiudere per lasciare la linea all'informazione del News in diretta, sempre qui da Recanati. Grazie, a presto. Grazie. Buon lavoro e ci vediamo domani. Mi raccomando, ciao.